Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Il video di oggi vuole essere un piccolo esperimento pittorico. Non so se avete visto gli altri miei video, ma praticamente ho iniziato a dipingere con i colori ad olio davvero da poco tempo. Infatti il primo dipinto che ho realizzato con questa tecnica l'ho chiamato "Dipingo con i colori ad olio per la prima volta", che praticamente risale a un paio di mesi fa, quindi è davvero recente. Il modo in cui sto dipingendo è quello forse un po' più tradizionale, cioè quello sfumato, ma recentemente mi sono trovato a osservare dei dipinti di un artista che amo da morire, cioè John Singer Sargent, che vi consiglio davvero, se non lo conoscete, di andare a cercare, perché sono quasi certo che rimarrete colpiti anche voi. Praticamente, osservando la sua tecnica pittorica, sono rimasto molto colpito da come le sue immagini non si formassero attraverso sfumature, ma bensì attraverso campiture di tonalità separate accostate tra di loro, creando così un'immagine davvero spontanea e vibrante. Sono rimasto talmente colpito e talmente ispirato che ho deciso di provare a replicare questa tecnica pittorica. Ovviamente non si tratta di copie, ma bensì semplicemente di un'ispirazione. Per farvi capire un attimino di cosa sto parlando, vi voglio mostrare questo suo quadro, che si chiama Head of a Capri Girl, che ritrae appunto Rosina Ferrara. Osservando questo dipinto si può notare come sia formato attraverso campiture molto larghe di colore fatte con un pennello piatto, e addirittura osservandolo da vicino queste tonalità che sembrano quasi sconnesse mi fanno quasi sembrare che sia un dipinto astratto. Ma la cosa invece bella e particolare è che invece osservando il dipinto da lontano si capisce come tutte queste campiture di colore invece abbiano un senso e che formino questa immagine davvero molto piacevole agli occhi. Quello che voglio fare in questo video è un piccolo esperimento, prendendo come riferimento questa tecnica pittorica, ma sempre ovviamente attraverso la mia percezione artistica e il mio stile. E come avete visto nel mio video precedente, in questo periodo sono molto ispirato dalla luce, soprattutto da come questa si modifichi sulla figura umana. Detto questo ragazzi, adesso vi lascio all'esecuzione di questo piccolo esperimento pittorico. Ragazzi, quella che state vedendo è una tela vecchia, già utilizzata, su cui sono andato a passare una passata di gesso acrilico e una seconda passata di grigio, sempre acrilico. Praticamente stava per essere buttata e l'ho recuperata dalla spazzatura. Ho pensato che era un vero peccato, visto che attraverso questa imprimitura la tela è perfettamente riutilizzabile. Questa è una cosa che vi voglio consigliare, ragazzi. Se anche voi volete fare dei piccoli esperimenti pittorici, così come questo video, perché questa tecnica è la prima volta che la realizzo, provate a dipingere su dei supporti riciclati o comunque cercando di utilizzare materiale che già avete, perché in questo modo vi sentirete molto meno sotto pressione nell'andare a dipingere, perché non avrete la sensazione di sprecare del materiale che talvolta è anche molto costoso, e peraltro vi sentirete molto più spontanei nell'esecuzione. Quello che andrò a fare adesso è semplicemente fare un piccolo schizzo preparatorio con una 3B per poi andare a scaldare questo grigio con una seconda passata di acrilico con dei colori un po' più caldi. Ho appena finito di fare questa leggera passata con questo colore acrilico color rosa pesca, proprio perché volevo andare a correggere la tonalità grigiastra troppo fredda che avevo fatto in precedenza e che non mi convinceva particolarmente. Adesso che sto aspettando che tutto quanto asciughi, visto che era molto acquoso e che penso che ci metterà un pochettino, ovviamente prima di andare a lavorare con i colori ad olio e sovrapporre tutto, vi volevo parlare dell'immagine di riferimento. Questa immagine di riferimento che vedete, non ci crederete, ma in realtà è una foto che mi sono scattato, su cui poi mentre disegnavo sono andato a cambiare qualcosa dei miei connotati per cercare di non farmi assomigliare troppo, e penso di esserci riuscito. Quello che vi voglio dire ragazzi, e che vi dico molto spesso in quasi tutti i miei video, è di provare a scattare le vostre immagini di riferimento senza andarle a prendere sul web, perché ricordatevi che tutte le foto che trovate sul web sono protette dal copyright, e quindi se andate a riprodurre una foto che trovate online
poi non avrete i pieni diritti sulla vostra opera. Quindi appunto il mio consiglio è quello di o chiamare dei modelli dal vero, anche se in questo periodo è un po' più complicato purtroppo con la situazione di emergenza, oppure scattare le vostre foto e poi andarle a modificare secondo la vostra visione e prospettiva artistica. Ragazzi, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Devo ammettere che realizzare un quadro con questa tecnica è stato davvero pazzesco, mi sono divertito un sacco ed è stato molto più spontaneo da realizzare perché non mi sono preoccupato di sfumare e andare nel dettaglio, ma sono andato a lavorare solo ed esclusivamente considerando il dipinto da lontano e secondo me l'effetto è davvero particolare. Quello che ho capito attraverso questa tecnica è che bisogna lavorare con il pennello tenendolo quasi dalla punta, molto distanziato, ovviamente a punta piatta, e cercare di considerare l'uniformità totale del dipinto e non andare a lavorare sui dettagli. Sono certo, ragazzi, che continuerò a lavorare con questa tecnica perché mi ha davvero colpito. È una cosa secondo me pazzesca, è che non andare a definire i propri quadri secondo me crea in qualche modo più contatto con lo spettatore, perché è proprio lo spettatore stesso che attraverso la sua percezione li andrà a definire. È una percezione secondo me molto più libera dell'arte, è molto più vibrante, che voglio continuare a sperimentare. Prima di lasciarvi, ragazzi, vi volevo invitare di nuovo a lasciarmi dei commenti se avete qualche domanda, perché voglio filmare il video dove appunto rispondo alle vostre domande. Ve l'avevo già detto nei miei video precedenti e ho già raccolto un paio di domande, però siccome voglio fare un video un po' più sostanzioso, se avete qualche domanda appunto approfittatene, perché presto è un video che voglio realizzare. Sono molto curioso di sapere se preferite i miei dipinti fatti con lo stile un po' più tradizionale, quindi sfumato, o se invece preferite questo ultimo esperimento pittorico, cioè questi dipinti un po' più abbozzati, però molto più spontanei e molto più istintivi. Fatemelo sapere nei commenti perché sono davvero curioso di saperlo. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non vi dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al mio canale, attivare le notifiche per non perdere nessuno dei miei prossimi aggiornamenti. Se volete, date un'occhiata anche al mio profilo Instagram e seguitemi anche lì, il link è come sempre nell'info box in basso. E io adesso vi lascio e vi consiglio, ragazzi, di provare a sperimentare e magari smettere di sfumare i vostri dipinti ad olio. Ciao, ragazzi!